passato e presente si uniscono su questa imbarcazione che ha uno stile classico, ma è costruita con le più moderne tecnologie. Questa è Moonride 58F. Forse è la prima volta che vedete questo marchio, Moonride. Allora dovete sapere che nasce dall'esperienza della famiglia Rodriguez, che divenne celebre già nel 1956, quando costruirono il primo aliscafo del mondo in alluminio rivettato. Oggi il cantiere è guidato da Leopoldo Rodriguez, che è lo spirito e la mente del cantiere. Il corpo invece sono le maestranze italiane ed esperte, perché hanno appreso negli anni l'arte della costruzione, della finitura, dell'impiantistica navale. Oltre a questa versione del Moonride 58 esiste anche quella Express, cioè senza il ponte superiore. La gamma comprende poi anche un walkaround di 43 piedi nelle versioni con entro fuoribordo oppure con motori fuoribordo. Moonride 58F è realizzato per infusione di resina vinilestere sottovuoto e gelcoat neopentilico. È lungo 18 metri e 15 centimetri ed è molto largo, quasi 5 metri. Ha un dislocamento a vuoto di 17,7 tonnellate, che testimonia il risparmio di peso ottenuto con i metodi di costruzione. Ora dobbiamo abbandonarci al piacere di vedere una barca nuova ma classica. Lasciamoci trasportare dal fascino del legno, lavorato secondo un'antica tradizione. Non è una barca per chi vuole esibirsi, piuttosto per chi ama la cultura marinara. I materassini sul ponte di prua si inseriscono così in una culla che non li fa sollevare dal vento. L'area delle manovre nel vertice ha tutti gli elementi completamente esposti, ma è molto funzionale. La tuga è semplice, lineare, marcata dal profilo del ponte superiore che si aggetta in avanti, sui fianchi e verso poppa. I passavanti non si fermano all'inizio del pozzetto, ma proseguono sino alle manovre di poppa, perché questa è un'area di imbarco e sbarco molto comoda. Il pozzetto è il fulcro della vita estiva a bordo. È ombreggiato, ha tante sedute e tante comodità, un tavolo enorme, ampi spazi di movimento, il frigo grandissimo. E poi tenete presente che tutto quello che vedete può essere modificato, perché la barca è interamente personalizzabile, anche nello stile. E adesso qualcosa che interessa a chi dovrà lavorare in sala macchina. Negli interni è ancora più forte la differenza dagli yacht di tendenza. Qui non si è seguita la moda, piuttosto si è rispettata la tradizione, come ci dicono anche tanti dettagli. Al posto di complessi meccanismi, semplici finestrini ad apertura manuale. Quando scegliete una barca, dovete immaginare come la userete e cosa vorrete avere a bordo. Qui per esempio c'è un'enorme cucina, ma non basta. Guardate questo lazzaretto. È così grande che potrebbe essere sfruttato anche in modo diverso. L'arredamento del salone somiglia a quello di lussuose barche a vela e anche sotto coperta si nota la medesima affinità. Nella cabina armatoriale le paratie inclinate ci ricordano i masconi dello scafo. Gli scaffali hanno sponde per contenere libri o altri oggetti. Il bagno è all'interno della zona armatoriale e nel box doccia c'è la toilette. Un corridoio centrale divide le due cabine ospiti, una ha anche il letto a pullman. Entrambe condividono un bagno. La cabina del marinaio ha un accesso comodo ed è spaziosa.
Sul Moonride 58F sono installati due impianti IPS 950 di Volvo Penta, due pod drive e due motori diesel da 725 cavalli ciascuno. Hanno disegnato la carena appositamente per questi impianti e, per navigare bene, a prua l'angolo dietro supera i 50 gradi e a poppa è di 13 gradi, molto più aperto, ma c'è una ragione e tra poco la vediamo. Sin dai più bassi regimi si intuisce che questo è uno scafo molto morbido sull'acqua. Entra in planata a circa 14 nodi. Vi do un'informazione tecnica che riguarda soprattutto la regia. Oggi giriamo con la camera sul cavalletto, perché qui le vibrazioni sembrano essere davvero poche, quasi nulle. Questo effetto è dovuto sia alla propulsione sia al tipo di costruzione. Lo scafo è realizzato in uno con le strutture di rinforzo, infuso tutto insieme, in un colpo solo. Alla velocità di 20 nodi abbiamo un consumo di 5,4 litri per miglio, 5,5 in questo momento, un buon risultato. Sto usando un po' gli Interceptor perché su questa imbarcazione l'armatore ha voluto installare tutto quello che il cantiere poteva offrire, il dissalatore, due impianti di stabilizzazione giroscopica, l'impianto di condizionamento, quindi abbiamo parecchio peso a poppa. Però, abbassando un po' gli Interceptor, l'assetto è corretto. Siamo a 25 nodi, il consumo è aumentato ovviamente, ma non di molto, 5,9 litri per miglio. E adesso vediamo gli effetti del disegno di questa carena in virata. Come tutti gli scafi che montano propulsioni IPS, l'angolo di sbandamento lo aspettiamo esagerato. Invece non è così, proprio perché sono riusciti a dare quella forma necessaria per tagliare bene le onde con la prua, ma anche per non sbandare eccessivamente, addolcendo quindi l'angolo dietro nelle sezioni centrali e poppiere. E Volvo Penta non ha dovuto quindi limitare l'angolo di barra. E il risultato è una evoluzione strettissima che qualsiasi comandante apprezzerà. Diamo un'occhiata alla rumorosità. Tenete conto che questo ambiente è privo di insonorizzazione interna. Siamo intorno ai 70 dBA. Il comfort acustico è ottimo. Le condizioni del mare sono favorevoli e oggi, beh, come sempre, mettiamo giù la manetta. . 36 nodi è la velocità massima di Moonride 58F. Con la prova di oggi abbiamo potuto assaggiare un'imbarcazione costruita e motorizzata con le più recenti tecnologie, ma abbiamo potuto anche apprezzare lo stile nautico di un tempo, oggi troppo spesso dimenticato dai designer di barche a motore.